Come state? Questo oggi è un nuovo video. Come potete leggere sotto dal titolo, ci sarà questo hashtag. Ask Alice. Che ci sono diverse domande che mi hanno fatto in tantissimi. Quindi, prima di iniziare queste domande, che vi rispondo. Voglio salutare le mie fanpage che hanno fatto questa bella iniziativa e me l'hanno mandata a me. Alice Ciantelli fanpage e Alice Ciantelli squad. E niente, grazie, grazie, grazie. Siete un amore. Allora, da allora possiamo iniziare il video. Quindi, azione! Allora, la prima domanda. Mi dicono il tuo libro preferito? Allora, il mio libro preferito è After, perché After c'è una coppia di innamorati e è bellissima questa cosa perché innamorati, queste cose molto belle d'amore, poi c'è un po' di porcherie, però vabbè, a me mi piacciono però. Queste cose mi piacciono. Infatti, non vedo l'ora che esca anche il film. Sono nata di questo film. Allora, altra domanda. C'è una canzone in particolare che quando l'ascolti ti ricorda un momento particolare della tua vita? Sì, allora, aiuto, vado in terra. Sì. Allora, la canzone si intitola Dopotutto, che è di Federica Carta. E mi ha descritto i miei sentimenti con una persona e che è stata un po' complicata questa cosa, è stata molto dura. Non so come descriverlo perché lui si è comportato un po' male con me, si è allontanato e infatti, come dice la canzone, dopo tutto è stato bello averti accanto, pensavo che sarebbe stato in eterno e infatti provavo la stessa cosa io per questa cosa che dice canzone e niente. Su con la vita, io sono felice. Andiamo avanti perché questa cosa a me me la lascio un po' dietro alle spalle certe volte, quindi non mi rimpiango questa cosa, niente. Comunque, bella domanda, grazie per avermi fatto questa bella domanda. Allora, YouTuber preferito? Wow, che bella domanda! Allora, YouTuber preferito ce ne sono due in particolare che sono Iris Ferrari e Marco Celluzzi. Che io li adoro tantissimo e li stimo tantissimo. Infatti, io tutti i giorni, cioè, tutti i giorni, io quando caricano ogni video su YouTube, io li guardo tutti. Infatti, prendo spunto anche per fare i video anche per me. Infatti, come potete vedere, Ask Alice, sono le domande che mi fate. Infatti, come li fanno anche loro, Ask Iris, Ask Marco, qualcosa del genere. Come fanno quegli altri lo faccio anch'io, no? Giustamente. Loro hanno preso questa. Voi avete. La mia fanpage avete preso questa bella iniziativa, come ho detto all'inizio. È stato molto bello. Allora, altra domanda. Ho visto che hai fatto il provino a X Factor. Cosa hai provato quando eri sul palco? Allora, prima di tutto vi devo spiegare come è successo quel giorno. Perché ero sul palco, no? Allora, vi spiego. Allora, non ho fatto il provino, ma io prima ero in mezzo al pubblico. Perché? Allora, perché sì, ero in mezzo al pubblico e questo intrattenitore che stava intrattenendo tutto il pubblico. Faceva venire tutti i ragazzi, ragazze sul palco, li facevano cantare, ballare, facevano ridere.
Lufa, chi vuol venire a cantare? Ho alzato la mano e ho fatto: io voglio cantare. Non mi ha detto, giustamente. Sei troppo lontana. Se vuoi venire, corri veloce e sali sul palco e canti. Allora, io vado questa bellissima cosa. Io sono corsa dal piano di su, perché ero su, e non sapevo come scendere. Sono corsa velocissima e non sapevo. Ho detto no, questo è un sogno veramente che si realizza. Sono salita su quel palco, ero tutta rossa, ero emozionata perché a volte mi venivano sempre i brividi quando salgo su un palco così grande, disfatto più che altro. E niente, cioè, ero emozionata, emozionatissima su questa cosa. E io non me l'aspettavo di fare questa cosa qui, di cantare Vorrei ma non posso, dice grazie Fedez, di fare quella piccola dedica a Fedez. Infatti è stato bellissimo perché mi sono tantissimo emozionata. E niente, è stato davvero bello e non so se sarà altre occasioni, non lo so e spero che di sì, no? Mai tentare nella vita, no? Allora, altra domanda. Cosa pensi di fare dopo la scuola? Allora, dopo la scuola io lavorerei, ma state tranquilli che io non abbandono, anche se lavoro non abbandono. Anche se l'ho ridetto, non lo so. Sì, l'ho ridetto. Non abbandono YouTube, Instagram, Facebook, la mia pagina di Facebook. No, non pensate a tutto questo perché io non lo faccio. Non sono una di quelle persone che fa queste cose. Quindi state tranquilli che non succede. No, no, no. Quindi state tranquilli perché non succederà mai. Allora, qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, questa è una bellissima domanda che mi hanno fatto e infatti la voglio condividere con voi, che è questa domanda che mi avete fatto nel mio sogno nel cassetto è, come potete comunque notare dai video su YouTube, da Instagram, Facebook, Musical.ly, di tutti i social che comunque saranno tutti qui sotto, che secondo voi perché mi piace essere famosa? Famosa. Non sono famosissima, ma comunque mi piace essere famosa. Famosa perché canto, faccio i video qui su YouTube, faccio questi video qui, faccio i musical.ly, faccio le Insta Story, che sarebbero le Instagram Story, come fanno tutti, e niente, famosa, YouTube, essere una YouTuber, perché giustamente se no non farei i video su YouTube, e niente, no? Allora, continuiamo con la penultima domanda, perché sono finite. Penultima domanda, farai mai incontri fuori Toscana? Allora, non lo so, non ne ho idea, come ho detto nella domanda che mi avete fatto prima, che ho risposto prima. Non sono famosissima, non lo so, non ne ho idea, però non lo so, non ne ho idea, come ho detto nella domanda che mi avete fatto prima, che ho risposto prima. Non sono famosissima, non lo so, non ne ho idea, però spero che un giorno farò queste cose, questi incontri, come fanno, come ho detto, alla terza domanda dei YouTuber preferiti, che Iris e Marco fanno questi incontri, che sono molto famosi più di me. Quindi, come potete vedere anche nel loro canale, lo sono molto più famosi di me. E niente, io spero comunque di fare questi bellissimi incontri con voi. Tanto vedo che siete anche in tantissimi a farmi tante domande, così. Quindi io spero molto di vedervi e niente. Comunque, passiamo all'ultima domanda e poi concludiamo questo
video. Allora, cantante preferito. Allora, cantante preferito, ce n'ho tantissimi, già, ce n'ho tantissimi, no, credo che sarò l'unica a averne tantissimi. Allora, ne scelgo due soli, che sono Riccardo Marcuzzo e Bengefede. Perché secondo voi? Perché io di Bengefede sono molto sfegatissima. Bella parola, no? Come termine. Però, dai, io so tante cose di Bengefede. So, cartelloni no, però. C'ho solo una fascia, c'ho una maglietta di 2005, c'ho il CD, poi c'è da comprarmi altre cose di Bengefede che spero che prima o poi me le compreranno, non lo so. E niente, allora con questo video si conclude qui. Io vi mando un mega bacione a tutti. E noi ci vediamo al prossimo video, no? Speriamo che voi non mancate, non mancate, non mancate, non mancate. E io comunque vi saluto e ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!